Per la prima volta l'Abruzzo ha ospitato una sessione dell'Assemblea nazionale di Confesercenti. L'associazione che rappresenta il terziario e la piccola impresa italiana ha tenuto la sua assemblea annuale in diretta da Roma, Torino, Palermo e L'Aquila. Nel capoluogo di regione l'appuntamento all'auditorium del parco, alla presenza di vertici istituzionali, politici, religiosi e militari. Il giornalista Nicola Porro ha condotto un talk show al quale, in diretta dalle sedi collegati, hanno partecipato Sergio Chiamparino, Chiara Appendino, Luciano D'Alfonso, Massimo Cialente, Rosario Crocetta, Leoluca Orlando, il ministro Calenda e altre personalità della politica. Allora, per la prima volta l'Assemblea Nazionale di Confesercenti si svolge all'Aquila. Perché la scelta? La scelta ovviamente il momento delicato che la nostra regione, sta attraversando, e anche per i buoni risultati che la nostra organizzazione sta ottenendo negli ultimi anni all'interno di questa regione. Abbiamo avuto l'elezione della nuova Presidente, è legatissima alla nostra regione, è legata all'Aquila, è la Presidente di Federal Franchising, è stata ospite della nostra regione qualche mese fa e ci auspichiamo che spesso torni e ci avviamo un percorso insieme unanime.